Siamo bloccati ma non in pericolo, siamo in una condizione di benessere. Il racconto di Antonella Di Cenzo, cinquantenne sulmonese, bloccata assieme ad altri 40 italiani nell'isola di Socotra, nello Yemen. La comitiva era partita da Abu Dhabi con l'unico volo settimanale che porta all'isola. Dopo una settimana di visite, accompagnati sempre da guide locali, sarebbero dovuti ripartire per gli Emirati, da dove il 1º maggio sarebbero dovuti già essere in Italia. Ma dopo il primo volo cancellato ufficialmente per il maltempo, anche il volo di ieri è saltato. Senza un'apparente ragione. Come al solito i media, insomma, deviano molto tutto quello che sta succedendo. Ovviamente Socotra è un'isola che fa parte dello Yemen, però è un mondo a sé, tant'è che qui tutte quelle guerriglie che spesso si vedono non esistono. E i socotrini sono delle persone gentilissime, anche perché vivono di questo poco turismo che arriva sull'isola, e veramente ci hanno fatto e ci continuano a fare un'accoglienza incredibile, cioè sono sempre con noi, ci portano in giro, noi non abbiamo nessun pericolo qui. Il problema è che proprio per questioni, diciamo, politiche, dal continente hanno bloccato i voli che da Socotra collegano Socotra ad Abu Dhabi, e quindi noi di fatto siamo rimasti bloccati qui, ma siamo bloccati qui in una condizione di benessere, tra l'altro, perché ci trattano veramente bene. Io ci tengo, Andrea, a dire questa cosa perché anche le mie amiche, le persone che viaggiano con me, hanno rilasciato questo stesso tipo di intervista. Il problema è soltanto, diciamo, a livello politico, perché lo Yemen è una situazione, diciamo, politica molto complessa, cioè all'interno dello Yemen ci sono gli Houthi che hanno preso il comando della parte nord dello Yemen, e quindi adesso Sana'a è sotto il dominio degli Houthi, e lo Yemen del sud, che praticamente appartiene alla parte, diciamo, governativa che c'è sempre stata, quella, diciamo, meno estremista, ed è filo occidentale, segue gli Emirati Arabi che l'appoggiano, tant'è che l'unico volo che parte per Socotra è proprio degli Emirati Arabi. Quindi lo Yemen sono due fazioni, diciamo. Noi apparteniamo a quella, noi siamo su quella filo occidentale, e gli Houthi in questo caso hanno, diciamo, sospeso i voli che hanno la parte governativa, diciamo, più importante, hanno sospeso i voli da Socotra ad Abu Dhabi proprio perché ci sono stati il 29 e il 30 di aprile degli attacchi, se non ricordo male, nel Mar Rosso. Quindi questo è stato il motivo. Il motivo è stato politico, è stata una scelta presa dal governo yemenita. Ma sull'isola tutto questo non si avverte, cioè loro neanche, tutte queste situazioni neanche le sanno, perché, cioè, al di là di chi ha i cellulari, di qualcuno che c'ha il cellulare, che segue la politica, per il resto qui si vive una vita totalmente diversa da quello che si vive nello Yemen. Sono persone molto tranquille, ripeto, accoglienti. Noi andiamo in giro veramente, noi donne andiamo in giro con i pantaloncini e la canotta, quindi per farti capire che questo è proprio un mondo a parte. E spero di averti detto tutto. Io ci tengo in particolare, ma un po' tutti quanti questi che stiamo viaggiando, siamo 40 italiani, più ci sono tantissime persone anche del resto d'Europa. Abbiamo contattato la Farnesina proprio per dire che noi siamo bloccati qui come volo, che non ci fanno rientrare in Italia, ovviamente ci sono le famiglie, lavori e quant'altro, ma per il resto non c'è un reale pericolo. Di Cenzo, tramite uno stato su WhatsApp, ha rassicurato amici e familiari che stanno seguendo con il fiato sospeso la situazione. Ha contattato la Farnesina per avere delucidazioni sul rientro in Italia, che dovrebbe avvenire domani. Tutti vogliono tornare per portare avanti famiglia e lavoro, ma nessuno è in pericolo.